14 di luglio. Allora, 14 di luglio, festa nazionale qui a Parigi. In questo momento stanno passando gli aerei. Non li vedete, però tra poco li vedrete. Quindi sulla sfilata degli aerei di guerra. E quindi stanno passando, come voi vedete, è la direzione degli Champs-Élysées. Mo logicamente è tutto completamente bloccato. Ci sta il presidente, ci stanno i pezzi grossi. Stasera ci sono i fuochi d'artificio e devo dire la verità, da quando sto qua, che sono 15 anni, 14 di luglio per il momento, è venuto sempre una bella giornata. Adesso passare altro. Passano quindi tutti gli aerei, caramar, tutte le cose solite dei. Logicamente oggi sono interrotti tutti i collegamenti aerei, treni, eccetera. Passiamo un altro po' per fare vedere qualche altro aereo che sicuramente passa. Vabbè che sto andando nel supermercato, la verità. Ma non è che mi piacciono tanto fare vedere le cose della guerra. Sicuramente passano altro che la sfilata, eccolo. La sfilata è abbastanza lunga, poi passano tanti tipi di aerei, eccetera. Come fanno un po', mi hanno fatto vedere mo in Russia. Allora, questa puntata poi la continuiamo stasera, perché stasera ci saranno i fuochi d'artificio, la cosa seria. Però io non vado a vederli, ormai sono 3 anni, e non vado più a vederli. Due motivazioni. La prima è che la gente suda come pazzi e qui puzzano. Qua il deodorante non lo comprano, quindi è un qualcosa di veramente disgustoso. Molto antipatico questa situazione. Secondo, perché mi stavo prendendo ammazzate l'ultima volta e infatti poi ho deciso di non andare più. Quindi diciamola, vediamo dal balcone, vediamo il fuoco d'artificio dal balcone, quelle che si possono vedere, poi alla fin fine ma ce ne fotte. Ok, allora ragazzi, a tutta l'ora. Uè, branca di chiavaca, stasera lo faccio su una, ti faccio uscire dal vostro solito programma quotidiano. Sembra vedere poi queste spiagge, il mare, siete pure un po' noiosi, sembra vedere queste cose qua. Ma stasera vi faccio uscire un po' di schema. Ma questa connessione wifi speriamo che va a favore. E stasera, prima che stai? Che si vede mai? Stasera fuoco d'artificio, voglio, stasera faccio live in diretta, voglio vedere tutto agguerrito, voglio vedere tutto un coppa a stataccia, facendo proprio live, avete capito o no live che significa? Quindi stasera vi voglio vedere, perché poi in occasione hanno tagliato pure questi rami di questi alberi, che è qualcosa di straordinario. Già si stanno a preparare tutti quanti. Io non ci vado. Non vado là. Che onestamente puzzano sotto le braccia. Puzzano veramente in un modo disgustoso. Allora, siccome già stanno da oggi per cercare di prendersi il posto migliore, e quindi fetena, perché poi non è il discorso di non lavarsi, magari si lavano pure, però il discorso è che se non ti metti il deodorante tu ti puoi lavare come vuoi tu, a dopo mezz'ora ti fetena in scella, capisci? Allora, siccome il francese cerca di risparmiare, infatti è stata fatta una statistica che il francese non acquista i prodotti intimi, in genere la parte intima, ascellare, tutta questa roba qua, non assume, che dice che è una sola perdita di tempo, l'odore naturale dell'essere umano non deve essere corrotto
da questi elementi chimici che ci andiamo a mettere. Ma siendo poco, una lavata sotto la scena e poi ci metto un deodorante che dura 24 ore, non si sente niente. Mo stanno tutto quanto là accovacciato già le 3 oggi. Oggi ha fatto la canicula, oggi l'ha fatto 40 gradi su per giù. Quindi, mo immaginate come stanno. Uè, fammi ricordare. Immaginate come stanno inghiaccati sotto i scelti. Allora io non ci vado più a vedere i fuochi d'artificio, mi ricordo da qua, andando alla fin fine, forse nel povero, perché c'è talmente che la gente è nel povero. E poi la solita cosa. Quando ti metti, ci sta sempre un lucciuolo da mangiare, è una cosa, è proprio uno, è uno, qualcosa di terribile. Ogni volta che vai a bere un concerto, vai a bere il fuoco d'appetito che fanno in paradiso, tu vuoi sempre a quello che è più a vedere. Annanzate, è sempre che la capa annanza, che ce la volesse tagliare da quel momento, perché magari prima inizia il fuoco d'artificio cristiano, si sta bevendo una Coca-Cola e si va assettato. Poi inizia il fuoco d'artificio cristiano, sai, e vai a scoprire che è 2,40 m. Sembra così. Comunque non ci vado perché l'odore che si sente delle parti intime, dei piedi, delle ascelle in mezzo a quella folla è qualcosa che mi descrive. Proprio perché ve l'ho detto che il francese ha la sua caratteristica di non comprare prodotti che servono per la normale igiene naturale. Voilà, quindi a Cattadavillo o deodorante, molto tutto gnaccato qua sotto, no? Tutti proprio un gnaccamento, no? Mo mi accappa una bella lavata e poi non puzzo perché ho deodorante in momento, okay? E quindi che so? Invece chi si cava deodorante non si mette, eppure la parte intima si lavano con l'acqua, non si lavano con il sapone intimo, quindi immaginate che avete una mezza coscia. Devo pure della bioterma. Voilà. È troppo costoso, sì. No, sono troppo esagerato. Sì, sarà pure costoso, ma quello è tutto un sacco. Comunque stasera il fuoco come d'abitudine ce li godiamo da qua. Se volete venire in diretta, venite. Io vi preparo tutto, adesso preparo piedi e roba varia della delega. Ma là, che sei? Che si può volevo? Sta connessione wifi in vacante varica. Guardi, ho accettato. Tu volete partecipare. Che baggiata ci può fare? Ciao. Allora ragazzi, siamo arrivati al punto. Faccio su una stasera. Allora, quando venite a Parigi e vedete tutto sto burdel, significa una figura. Allora, vi voglio dire una cosa. Adesso sto preparando un po' di popcorn. Allora, quando... quando vedete che la Torre Eiffel si spegne e quindi dovete state vedendo i fuochi eccetera e la Torre Eiffel si spegne, significa che i fuochi d'artificio iniziano. Quando la Torre Eiffel poi si è riaccesa un'altra volta normalmente, significa che i fuochi d'artificio si sono praticamente terminati. Allora adesso sta facendo l'ultima scaricata, vedete, di flash. Non sono flash di macchine fotografiche, ma sono i flash che ricoprono la Torre Eiffel. Quindi sta facendo gli ultimi flash, poi spegnerà le luci e iniziano così i fuochi d'artificio, perché ovviamente il presidente si trova proprio lì, ma si trova qui a Trocadero, al ristorante dove stanno i musei dell'OM. E quindi il presidente è là e non può. Iniziano i fuochi d'artificio. E come sono le 11? Dovrebbero iniziare proprio adesso. Non vi aspettate, sono bellissimi, però vi garantisco che adesso sta in mezzo alla strada tutta Parigi.
quindi, come vi ho detto, vedete, le persone stanno andando là, ma alla fine non riusciranno ad andare. Arrivati praticamente a metà strada, già ci sarà meno di quella gente che non si può vedere poi sul ponte dell'Almada, da tutte le parti. E munitevi di, sapete, quella roba che quelli là che fanno praticamente le sezioni ai cadaveri, no? Quindi si mettono quella roba nel naso per non sentire gli odori. Quindi quando andate a vedere il fuoco d'artificio, magari vi trovate qui a Parigi, è molto importante che vi munite di queste creme alla menta, perché così non sentite gli odori. Io per esempio adesso sono tutto bello fresco, mangio mi sono odorato e mi metto la coppa qua e mi vedo, eppure se vedo mezza torre Eiffel, non me lo fotto, però metto la coppa qua con cielo, non so di sta odore cipolla e puzza di piedi, di mani, mazze, eccetera. Allora, quando si spegnono i fuochi a torre Eiffel, significa che i fuochi stanno iniziando. Ora ci vediamo le sigarette, sicuramente ci ha schiattato una sigaretta. No, si è andato su là, ecco, la gente è affaticata, ma andiamo bene, non vi aspettate che sono come i fuochi di Mugnano di Napoli, però è caratteristico, perché poi in fin dei conti la Torre Eiffel è la Torre Eiffel, che stava a Marisolavra, no? Quindi nel frattempo mi tocco altre due portettine dal naso, se mi consentite. Che delizia, sono pure in mutande. Ah, il cane si è sudato le felle, ma iniziano a fare da torre. Allora, quando si è sudato le felle così, significa che i fuochi d'artificio stanno, però è sempre, ragazzi, il 14 luglio, quindi se state qua per il 14 luglio, comunque vi dico di non perderli. Poi è un paese di bordello che si immagina la polizia, ambulante, come avrei fuori. E guardate quanta gente, chi lo cercano di andare là, ma è giusto, ci non arrivano neanche a metà strada, stanno andando fuori, che non fanno. Ah, dai, si consoli, è la festa nazionale, la festa nazionale del paese, quindi fanno i fuochi d'artificio alla Torre Eiffel, in più poi la mattina ci sta il passaggio delle forze armate, gli aerei, le bombe atomiche, i carri armati, tutte queste stronzate che servono per la guerra. Comunque ho visto un missile, ogni volta che sparano un missile costa 100.000 euro, o lancia un missile costa, mi pare, 100 milioni di euro, sanno loro quando usate il tuo veleno, potessi non lo fare nel mondo, usate il tuo veleno, prima. Allora, tra poco iniziano i fuochi d'artificio. Ci si fa paura, ma ricrea con un balcone, pure su per mezzo a tutto il tempo. Ma almeno non sento dove si vede. Bus, sempre se si stronzate fanno, non sapete quando si può passare, la macchina, ecco. Cazzo, è facile a fare. Oh. Bus, chi la può... Stanno là, no? Ma i ricchi a coppa mano, che lo sanno che non si può fare? Allora vai, non può girare il refere, lo sai che non si può girare il refere. Ogni cosa è sempre la stessa cosa.
hanno avvicinato proprio questa macchina, sta tutto bloccato per tutto il paese, tutto a piedi. Ah, il cane ha cambiato colore. È bianco, è bianco. Ah, comunque con questo evento finalmente festeggiamo la perdita di Draghi. Quindi in onore anche a Draghi dedichiamo a te questo, questo panorama di fuochi d'artificio. Non ho purtroppo con me la bottiglia di champagne. No, purtroppo. Però quindi dedico anche a te Draghi che finalmente te ne sei andato. Però non lo so, mi sembra che dovrebbe entrare Amato, ma personalmente non lo conosco, non vi so dire se è una cosa buona o no. Comunque. E già che gli operari rimangono a faticare. C'era in tutti i mari limona e tre sono schiaffona. C'era guardate che belli nulla, guardate come si vede, guardate come si vede, guardate. Non può passare qua, non può passare, non può passare. Si c'è rasa, si lampona. Comunque parliamo un po', parliamo anche di queste, di questa situazione in Ucraina. Che cosa ne pensate? Come voi state in questo momento in live? No, che cosa ne pensate di questa guerra in Ucraina? Attenzione che ci sono molti bosseggiatori, se dovete venire qua e quindi vi trovate a vedere la festa, ci sono molti bosseggiatori, molti ladri, quindi attenzione, attenzione, attenzione. Non vi credete che sia il paese dei balocchi. Le Pen era francese. Già, tanto consumato. Ah, ecco qua, ragazzi, iniziano adesso il fuoco. Si dovrebbe spegnere la Torre Eiffel, però non so se quest'anno la spegne. Stanno incominciando già a volare i droni tonno tonno per controllare che non ci sono teste di cazzo che vanno là. Se si spegne totalmente la Torre Eiffel, mi sembra che si, come ogni anno si dovrebbe spegnere totalmente, però la vedo ancora un po' illuminata. Però comunque questo è il segnale d'inizio, quindi poi iniziano. Come vedete ci stanno anche dei colori blu, quindi sarà la bandiera francese. Certamente non riesco a vedere tutta la Tour de France. C'è Rasella. Mo vorresti tenere un bello terrazzo, no? Salsiccia, friariello, questa bottiglia di vino, cosa? Che poi fa pure, oggi stasera fanno poco frischetta, però oggi ha fatto proprio 40 gradi, 40 rughe, non so. Cioè c'è, in poche parole, tutti i scilli tenevano proprio a umore. Cioè, una cosa proprio che non fa. Oh, vai canne! Voilà, iniziamo! Stanno iniziando i fuoco a faccia. Sentire la gente.
arrivati, fanno il corso spettacolare sulla Tour Eiffel e i fuochi escono pure dalla Tour Eiffel, non vi preoccupate. Date il tempo che si scappano un po' la situazione, però escono i fuochi dalla Tour Eiffel. Guardate che bello il rosso, guardate che bello il rosso. Ecco, hanno il museo studiato proprio, quindi adesso si inizia. E basta con questo fischietto. Un drone in derecchia. La mano di Killa è morta. Non sta bene, il carciofo. Allora, mo c'è, io posso alzare così. Fratelli, evviva Draghi, se n'è andato! Yuhu! Fuochi d'artificio per Draghi! Fama la capa a chi si schiena. Faccia ricreare, mi stava là, non sta niente a fare. Ah, qui, ho fatto una Tour Eiffel. Non vi preoccupare, non sono finito, non durano molto, però non so.
Non vi preoccupate, danno il tempo che il fumo passa. Bello! Bella! Personalmente non riesco a vedere neanche io, solo i grandi possono vederli. Chi Draghi sta là, eh? Ehi, frate, vende carciofi, vende carciofi, patana, uova.
foglie, ulive, granite. Come sono belline queste flescine. Ah, questi mi piacciono, sono bellini, eh. Ah, qui, qui. Granito, che bei! Arabia, fammi vedere che stai fa, Francia! Non perché sei francese, sono grosse! Bella! Belli! Belli! Fatta accorta, elicottero! Bella. Vediamo che su fischietta, mamma! Non andrò in derreccia. Belle, ah, che essa mi piace, cioè, che stanno su bellilla, sai, ci si può avere. Oh, bella! Wow, sfizioso questo! È la prima volta che escono così dalla Torre Eiffel qui. Bella! Wow!
bella. Ah, ma come sono belli i fuochi della Torre Eiffel per quest'anno? No, veramente belli. Ci si può bravo, tu. Questo è un po' usuale. Wow! Però finale a fatecchia così no, eh? Così no, eh? Ah, ok. Voilà. Accendo la Torre Eiffel, sono finiti tutti.
però un finale così, se è un finale chi si fa cagare, eh? Stiamo a fare via con loro, frate. A chi ha fatto il fuoco c'ha già una bella carocchia in capo. Venga a Mugnano Napoli, stai calmo. Che Mugnano Napoli, oltre a essere il paese più bello del mondo, è il paese dei fuochi d'artificio. In coppa finale non ci teniamo, me o frate. O frate tu, o frate. In coppa finale ci teniamo, o frate. È un po', io. E niente, che sei? Allora, ragazzi, abbiamo fatto i fuochi d'artificio. Ma al limite guardiamo un altro po'. Allora, fai partecipare questa persona, Vincenzo Enza. E vogliamo farlo partecipare? Vediamo un po' che si sente. Prego, vuoi chiedere a Vincenzo di partecipare alla trasmissione in diretta? Quindi, vediamo se... È nuovo, non lo so cosa fare. Fai partecipare questa persona al tuo live. Vincenzo, Vincenzo, ci sei? Vincenzo, 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 vuoi partecipare al mio live? Vincenzo, a me ne parlo con Coccorù. Vincenzo, chi vuole partecipare al mio live? Ci sta qualcuno che vuole partecipare? Ah, ma ti rispondono tutti quanti. Tavrangate gli altri. Comunque, ragazzi, sono finiti i fuochi d'artificio. Come al solito, finale fa cagà. Al limite possiamo inquadrare un poco per vedere te. Magari c'è un... non so, un attentato o qualcosa. Possiamo ammirare dal balcone. Allora, qualcuno di voi vuole partecipare a questo live? Che è una caccola. Niente, non può partecipare, Vincenzo. Stato 3 ore a guardare il fuoco, come ci fa a dire vuoi partecipare, non può partecipare. Vuoi partecipare, nessuna risposta dall'ospite. Comunque ragazzi, sono finiti i fuochi d'artificio. E ciao ciao a tutti, alla prossima su Telegarage Mare Viaggi. Se volete iscrivervi mi fa veramente tanto piacere al canale, se poi non vi volete iscrivere praticamente non me ne frega un beato cazzo. Ciao ciao a tutti, alla prossima da Parigi o da qualche altra parte del mondo. Ciao ciao.